Ciao a tutti da Remoto, solo casino. Ciao. Con la Sky Experience ovviamente. Non è che sta cosa mi scivola se fai il volo della morte? No, è legato, no? Tranquilla. Ah, perfetto, ok. Com'è volare, Gloria? Una bella esperienza, pare di stare, cioè tipo sul traghetto, invece di stare al mare stai praticamente soprattutto, meraviglioso. Siamo nelle onde, siamo. Nelle onde del vento. Esatto. Io però non peso un cazzo e quindi questo povero ragazzo non riesce a andare ad una quota abbastanza alta e quindi questo non permette una ficata, per dirti. Però io mi sto divertendo uguale, cioè l'esperienza è fantastica. Adesso cerchiamo di farla salire la ragazza. Adesso cerchiamo, cerchiamo di farla salire. Dovevo salire su con del cibo, con della pizza, con qualcosa. Mamma mia. Ma io non so se sto riprendendo me o cosa. Troppo simpatica, stai riprendendo e si sentirà anche l'audio, tranquilla. Ah, perfetto. Sì, 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 adesso dobbiamo cercare di salicchiare un po'. Ma obietto. Una domanda stupida, non ti fanno male le mani dopo un po'? No, ma sono morbide. Le, diciamo, cioè, a i tenere il braccio sono abbastanza morbidi. No, poi sei abituato, non, cioè come lavorare con 2 kg, capito? Dopo un po' che lo fai mi senti manco più. Poi adesso dobbiamo attaccarci il più possibile perché dobbiamo riprendere un po' di quota, perché veramente c'è una condizione un po', non dico ventosa, ma pronta dal punto di vista dinamico per noi due. Vedi, 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 vedi. Oh madre. Quella. No, però era troppo mica, tipo, oddio, quelle. Stiamo per morire. No, non è vero, scherzo. Stiamo per morire. Comunque la parte più bella è questo. Questo scoglio qua. Così, sì. Vero? Questa è la parte più bella. Belle emozionanti. Quando passi qui, penso sul Velino, ce n'è una di crepa e mette paura perché il paesaggio è lunare sul Velino e ovviamente non è che ci fai due posti, ci passi con la vela da gara, però è impressionante. Mi ricorda molto la scena di Jurassic Park, il 2, quando stanno sulla mongolfiera, non so se l'hai mai visto. No, l'ho visto, c'è un pezzo dove c'è proprio un parapendio, sai? Sì, sì. Che stanno con la mongolfiera e che si ritrovano con un paesaggio simile a quello. Sì. No, guarda, volare dal punto di vista naturalistico è bellissimo. Cioè, dico, puoi percorrere anche 100 km, è molto 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 bello. Vedi, adesso sulla strada qui noi cerchiamo, perché la strada, essendo l'asfalto molto più caldo, genera un po' di aria, vedi? La prendiamo qui in dinamica e quindi niente rotazioni. No, calma, calma, te le faccio fare. Devo fare quota di sicurezza, quota posso di sicurezza. Posso fartele fare così basse perché se scendiamo troppo non saliamo più, poi l'istruttore mi si ingroppa, scusate il termine, tanto c'ho gli allievi che tanto lo vedo solo io questo video, dai, tranquilli. Eccola, 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 dai, eccola, eccola, eccola. Oh, vedi, vedi, vedi. Adesso ci siamo alzati. Adesso, sì. Adesso c'è la pace dei sensi. È la pace dei sensi. Adesso è proprio come. Cerchiamo di salire il più possibile. Il termine è fuori, vedi. Ora facciamo un bel giro a 360 fuori. Dai, 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 dai. Mi fai ridere perché tutto quello che dici per me è in geroglifico, quindi c'è. Ah, sì, no, i 360 sono dei giri a 360 gradi perché comunque tu immaginati una bolla di sapone, ok? Ecco, noi la termica la immaginiamo e la identifichiamo come una bolla di sapone. Allora, che cosa succede? Per stare dentro la bolla di sapone che sale, devi fare dei giri, perché sennò se vai dritto, se vai dietro, buchi la bolla, la buchi, esci. Adesso siamo usciti, il variometro non suona più perché non abbiamo più il flusso ascendente, ok? Allora quando è che giriamo la termica? La termica la giriamo quando si
siamo all'interno della bolla. E fino a che quota? Fino alla quota del cumulo. Vedi che adesso i cumuli non ci sono più. Questi cumuli altissimi sono dei cirri, ma sono irraggiungibili perché sono a 10.000 metri questi. Non sono più i cumuli che vedevi stamattina, che identificavano delle colonne di aria ascendente. Capito? A quel punto devi sopravvivere cercando di fare quota. Vedi che adesso la giornata è proprio cambiata, non riesci più a avere quella continuità tra una bolla di sapone e l'altra per salire. Adesso io mi sto avvicinando a questo costone per cercare una parte rocciosa che si scalda, che è un pochino più esposta al sole e genera aria che sale, perché vedi questa è più rocciosa e dovrebbe tirarmi su, ma non è detto, non è detto perché la giornata cambia, vedi, un po' mi tira su, no? Però qui se ci vieni a mezzogiorno prendi una ciabattata e te la ricordi. Perché? In che senso? Perché il sole a mezzogiorno è perpendicolare e la roccia si scalda come una stufa. Allora l'aria sulla roccia che si scalda come una stufa sale, no, piombo di più. Capito? Io adesso sto in un flusso molto sporco, senti. Ah. Questa è la bolla, vedi? Dove che uno serve per... Però è sporca, non è la bolla, cioè è una giusta. Bolla termodinamica, non è una cosa pulita, capito? Allora noi adesso, perché la bolla segue il pendio, allora io devo prima guadagnarmi il pendio qui, eccola, adesso mi ha agganciato, senti? Sì. E ora incomincio a fare i 360, però ecco, già in questo punto mi ha buttato fuori. Ora ritorno avanti, ritorno nell'aria che sale e stringo. Stringo, freno e poi però rigiro, perché sennò riesco e sono uscito, perché è sporca e non è tanta. Quindi adesso ho fatto la quota qui, sto sopra, ma vedi come scendo qui, guarda come scendo. Sì. Sembra quasi che vai per terra, invece qui davanti sali? Si sale. Poi il video sta durando più di 5 minuti, eh? Sì, vabbè, un po' di... Ok. Dopo, adesso se facciamo la quota per farti fare giro tondo spaziale, il tondo spaziale io te l'avrei fatto fare perché tanto se tiravamo giù potevamo farlo tranquillamente, cioè abbiamo tutta la quota, il problema è che devo riatterrare per i ragazzi, capito? E poi se non ho qualcuno che mi porta il furgone diventa un problema. Ok, adesso ci proviamo, eh. Io faccio del tutto. State simpatiche, considera che comunque dal punto di vista del volo base voi avete volato tutte e tre di più di tutte le ragazze. E infatti io me ne sono accorta in primis, infatti non capisco perché sta differenza. No, ma non c'è la differenza perché voi siete di un'associazione che è la mia, ma loro sono un'altra. Loro fanno un altro tipo di volo, loro pagano di meno. Ah, ecco, pagano perché quanto pagate voi. Però pure il volo è di meno. Di meno tutto. Piano piano ci avviciniamo, cerchiamo di fare un po' di top. Ah, tu lo chiami top, eh? Top landing. Eccolo, il top. Vedranno qualcosa? Voi non vedo un cazzo se faccio così. Sì, secondo me ti vedono. E io non vedevo nulla, però ho fatto delle riprese che manco sali pubblica. Adesso saliamo un po', cerchiamo di far volare i ragazzi, sennò è un problema. Poi in qualche modo li farò recuperare. Una manovra, se riesco a guadagnare almeno 100 metri sopra te la faccio, capito? Ma questi 100 metri non arrivano, poi si perde con una facilità. Considera che se stiamo sotto già questa quota qui, lì sotto non saliamo più, eh. Perché adesso vedi sta riuscendo il sole, vedi che c'è un po' più, sì. Lo senti sul viso che scalda di più, no? Sì. No, vediamo qua, perché di solito qui la termica esce, è quella della strada, no? Mm-hmm.
qua si sale un po'. Dai, dai, facci salire, cacchio. Ovvio sta dietro, ma pure lui non sale. Minchia. Andiamo qui. Cioè non si sale perché l'angolo del sole è cambiato, poi c'è stato quel momento in cui ha messo tutto in ombra e le termiche, le ascendenze si sono molto 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 affievolite. Facciamo quota all'altezza del decollo, tale per poter fare top, ma neanche tanto che ci basta. Allora no. No, io rischio, non te lo faccio prendere, ovvio che devo essere sicuro che abbiamo la quota giusta, capito? Però se faccio una manovra di quelle lì, scendiamo almeno 100 metri. Il problema è quello, vedi la manica come... Io mi ricordo che quando l'hai fatto fare le ragazze stavi no, là sopra, ero stavi. Alto, ero stavi alto, là. Ero alto, ti dico ero alto. Ma te ti avrei fatto volare di più e poi le manovre le avrei fatte sicuramente prima, perché comunque andavamo in atterraggio, no? Eccolo. Non si sale! Ok. Salutiamo che mettiamo via la telecamera, sennò. Ciao! Ciao a tutti e vediamo se riusciamo intanto a fare dopo.